Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questa cascata di lampadina a luce calda luminosa. In totale sono 300. Vi lascio il link in descrizione qui sotto al video perché potrete anche optare per comprare una catena luminosa a meno lampadine. Quindi questa qua era da 300, ma c'è anche da 124, come anche a stella o a luce bianca. Quindi diverse possibilità di acquistare la catena luminosa. Io in questo caso ho acquistato quella da 300 con una distanza totale di 3 metri per 3 metri. Quindi abbiamo, vi faccio vedere da vicino, un filo che parte dall'alto adesso, da qui, in orizzontale, per il quale ogni 27 centimetri cade una catena luminosa. Quindi, percorrendo qui la catena, abbiamo una striscia da 3 metri, una striscia, poi va avanti una striscia e così via. Abbiamo in totale 12 strisce che presentano ciascuna una distanza da una striscia all'altra, come vi dicevo poco fa, di 27 centimetri. Mi vado a leggere in totale quanti sono diciamo le lucine, sono 25, quindi ogni striscia ha 25 LED. Devo dire che mi ha colpito molto rispetto a molte catene luminose, cascate luminose, scusate, che ho visto su Amazon, il fatto che è protezione IP65, quindi contro polvere, ma anche soprattutto contro getti d'acqua, quindi anche contro la pioggia. Io l'ho posizionata all'interno, ma voi potreste anche posizionarle sulla ringhiera della vostra casa, dove più vi piace. Una cosa che mi ha colpito rispetto all'altre è questo telecomandino che viene in dotazione, quindi non dovete andare a controllare dall'alimentatore. Quindi c'è l'alimentatore, sì, e la possibilità di schiacciare qui e mettere il timer o comunque controllare da qui la luminosità, però la cosa che mi ha colpito è che c'è anche questo telecomandino, quindi non dovrete andare a gestire dall'alimentazione. Alimentazione A2, la mettete in una presa asciugo e funziona perfettamente. Adesso vado a riposizionarla e vi faccio vedere come funziona il telecomandino. Allora, telecomandino che arriva già compreso di batteria, potete innanzitutto regolare la luminosità, quindi meno luminose e più luminose. Adesso da qui non si vedrà molto perché c'è comunque la luce del sole. Dopo vi farò una ripresa quando fuori è tutto buio. Però ecco, c'è questa possibilità di diminuire, affievolire la luce. Abbiamo poi on e off il timer. Per settare il timer basta schiacciare 6 ore o 8 ore, e quindi la durata di quando si accenderanno e spegneranno, 8 ore, 6 ore e poi si spengono. Abbiamo poi i vari tasti che sono semplicemente le varie modalità di illuminazione. Allora, questo è il primo effetto, secondo effetto, terzo effetto ad alternarsi, quarto effetto a scomparsa, quinto effetto, sesto. Devo dire che questo è uno dei miei effetti preferiti perché partono con un'intensità minore e poi aumentano la luminosità. Questo è il settimo effetto e questo è l'ultimo, statico. Devo dire che tra tutti gli effetti, appunto, quello che mi piaceva di più era quello che vi ho detto appena adesso. Fatemi sapere magari anche voi quella che vi piace di più tra i vari effetti e un vostro parere. Secondo me fanno veramente una bellissima figura se le mettete al di sopra delle tende. Ovviamente dovete anche un attimo ingegnarvi, c'è chi le mette dietro le tende, io preferisco averle dalla parte davanti, così posso vederle all'interno.
E poi devo dire che mettendola anche così di sopra delle tende riesco anche a tirare le tende a destra e a sinistra senza problemi. Come vedete, il filo infatti l'ho fatto passare sopra le tende, quindi posso aprirle e chiudere senza problemi. Questo è un piccolo consiglio che vi posso dare anche se doveste appunto metterle sulle vostre di tende. Potete collegare grazie allo spinottino che è presente in alto a destra diverse catene luminose, quindi queste sono 3 metri di lunghezza. Potete collegare quindi 3 metri, ancora 3 metri, ancora 3 metri e vedere un attimo voi cosa volete appunto fare e qual è il vostro diciamo scopo, la vostra intenzione. Questo è quanto. Se avete domande non esitate a pormene, link in descrizione del prodotto.